il fono no. Buongiorno a tutti, oggi 28 ottobre del 2020, sono le ore 9:08, riunione della terza commissione, chiedo alla segretaria di chiamare l'appello, grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, buongiorno ospiti se già sono pervenuti. Presidente Caracausi, Presente. Vicepresidente Ficarra, Presente. consigliera Mella, Buongiorno, presente. consigliere Giaconia, non c'è, consigliere Meli. Non c'è, sono presenti tre consiglieri su cinque, compreso il presidente. Passo la parola al presidente. Bene, grazie, buongiorno ancora a tutti. Oggi all'ordine del giorno abbiamo la richiesta che ci è pervenuta da alcune associazioni di legambiente per quanto riguarda la realizzazione della festa dell'albero. Però io ancora non vedo presente né le associazioni né gli ospiti che abbiamo invitato l'assessore Marino. Il dirigente dell'area al verde, il dottore Puleo, quindi nella memoria che arriva qualcuno di loro, però signora Scafidi, lei di questo ecco, nella memoria che arriva qualcuno di loro, volevo chiedere a questo punto alla segreteria se ci sono delle comunicazioni e poi mi pare che dobbiamo approvare il verbale di ieri. Quindi prego, segreteria, se ci sono comunicazioni da darci e poi proseguiamo con la lettura del verbale, nelle memorie che arrivano gli ospiti. Grazie. Segreteria, mi sentite? Ok, io non ho comunicazioni, quando volete posso leggere il verbale di ieri, non solo le colleghe. Allora, visto che tutto tace, cortesemente proseguiamo con la lettura del verbale, per Assolutamente, leggo il verbale di ieri. favore. Sì. Allora, vabbè, il giorno 27 del mese di ottobre la Commissione rispetto alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute si riunisce a giusta convocazione, protocollo 414 del, ODG suppletivo del, rettifica ODG numero 446 del 23-10, si riunisce in presenza per effettuare un sopralluogo a Parco Villa Turrisi. Alle ore 8 nessun consigliere è presente e pertanto si è rinviato di un'ora. Alle ore 9.05, oltre al Presidente Caracausi, è presente il consigliere Giaconia. Alle ore 9.07 giunge il consigliere Amelia. Il Presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Scafidi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ODG sopralluoghi, lettura e approvazione verbale. In ordine al primo punto presenzieranno all'incontro l'architetto Fabio Paci, il dottor Antonio Pensabene, referente della Consorzio del Reset e la presidente con un socio dell'associazione Parco Villa Turrisi. Ho omesso il nome chiaramente per un discorso di privacy. Il presidente Caracausi ringrazia i convenuti e chiede all'architetto di relazionare sullo stato dell'arte del sito. Questo risponde che il progetto denominato Greenway prevede un percorso di 12 km. Riferisce che ad oggi i progettisti sono privi di contratto, i quali come primo step, a seguito della loro nomina, procederanno all'operazione di materializzazione dei confini. Inoltre comunica che si attende il preventivo da parte della Reset per la pulizia dell'area interessata. Prosegue il primo intervento comunicando che effettuati i necessari rilievi per definire l'area di pertinenza comunale, si procederà al progetto di fattibilità. Infine riferisce che il RUP, architetto Vincenzo Polizzi, riceverà l'incarico ufficiale a giorni. Il dottore Pensabene riflette sul fatto che nel contratto aziendale vigente il sito in questione non è incluso e pertanto la manutenzione straordinaria effettuata una tantum avrebbe un effetto migliorativo temporale piuttosto ristretto, quindi sarebbe opportuno integrare nel contratto di servizio anche la manutenzione di Parco Villa Turrisi. Interviene la presidente dell'associazione che pensa che se il progetto Greenway si concretizzerà, questo sarà un forte segnale di legalità. Ricorda che nelle aree limitrofe al sito appartenenti ai privati vi sono costruzioni abusive che andrebbero abbattute. Infine chiede la delimitazione dell'area comunale con appositi paletti. Interviene il presidente Caracausi che riflette che sarebbe opportuno aprire i cancelli posti alle due estremità dell'area al fine di garantire il libero passaggio ai fruitori, ma ciò sarà realizzabile solo dopo aver pulito la zona e dopo aver individuato i custodi che vigilano sul sito. Ricordo altresì che questo progetto era già stato approvato dalla provincia e solo dopo è transitato al comune. Viene chiesto alla segretaria verbalizzante di predisporre una nota indirizzata al dirigente ufficio contratti, dottoressa Milisenga, dove si chiede la tempistica sulla stipula del contratto ai progettisti, condizio sine qua non per procedere agli step successivi. Alle 9.24 giunge il consigliere Ficarra, interviene il consigliere Giaconia che ritiene che
che necessita valutare l'opportunità di far illuminare il passaggio con l'illuminazione pubblica. Infine, interviene il presidente Caracausi che riassume quanto emerso secondo una tempistica programmatica: contrattualizzare i progettisti con la Greenway, procedere con i rilievi relativi ai confini del sito di proprietà del comune, predisporre la necessaria ringhiera, procedere col progetto di fattibilità. L'incontro procede con un dibattito tra le parti. Alle 9:58 esce il consigliere Amella. Il presidente congeda gli ospiti e li ringrazia per essere intervenuti. In ordine al secondo punto, la segretaria, nella prima seduta utile, darà lettura del verbale odierno che è messo ai voti. Vediamo se verrà approvato. Per me Presidente va Caracausi. Presidente Elio. bene. Va bene, Angela. Consigliere Anche per me. Amella. Infine, alle ore 10:15 chiude la seduta. Quindi, materialmente, il verbale di ieri già così risulta approvato. Ve lo Lo giro. gira per favore, quando Sì, lo consigliere. faccio suonare al No, non è presidente e lo possibile. giro. Va bene, grazie. Mi taccio. Perfetto. Vedo nel frattempo che è arrivato il dottor Eliotti di Legambiente Mesogeo. Buongiorno Francesco, come stai? No, hai il microfono spento. Ti chiedo poi di dare il consenso alla registrazione. Comunque hai il microfono spento, Francesco. Hai il microfono spento, non ti sente niente. Ora sì. Mi sentite ora? Ok, buongiorno a tutti, scusate. Ti chiedo cortesemente il consenso alla registrazione. Sì, va bene, do il consenso. Stiamo aspettando che arriva anche Lombardi, che arriva, abbiamo accettato l'invito, è la dottoressa Collina. Allora, abbiamo notizie degli uffici del comune. Non ho capito, scusami, ti sento, chi stiamo aspettando? Stiamo aspettando che arrivi Lombardo, Vincenzo Lombardo e gli invitati dalla parte della Regione di Palermo. Abbiamo notizie da poco. Io purtroppo vi parlo al telefonino, non posso chiamare Lombardo perché. Credo lo stava facendo la signora. Lombardo si è inserito, ha accettato l'invito, ma io non ho il cellulare del dottore Lombardo, quindi se qualcuno di voi me lo gira io posso chiamare. Intanto provo a chiamare la dottoressa Collunga, ma non ho notizie, la richiamo ancora. Allora, un attimo che Lombardo. Buongiorno Francesco. Buongiorno, come stiamo? Ah, bene, tu come stai piuttosto? Ah, insomma, procediamo in una lenta guarigione. Complimenti per ieri, ho visto il servizio su Rai 3. Con chi ce l'hai? Vincenzo, ci colleghi? Ti ha risposto Paolo? Allora, ho parlato adesso con Francesco Lombardo, precisamente gli non riesce a entrare, mi rimandate per favore il video, per quanto pare gli creo che non riesce a entrare dalla nuova cinta. Segreteria, mi avete sentito? Oggi mi pare che siamo un pochettino così. Per piacere, Giusy o Angela, potete farlo perché io sono collegata col cellulare e non mi. Paolo, fra qualche minuto la dottoressa Collura presenzierà. Sì, cortesemente io l'ho visto, io l'invito a Vincenzo Lombardo, che non riesce a entrare con quello che avete mandato. A chi? A Lombardo. Si sente malissimo, con un ritorno bestiale.
Oggi è una giornata, meno male che oggi è il di presenza, perché non capisco come mai c'è questo ritorno. Io Paolo non ti sento, non capisco neanche quello che dici, eh. Non so se sono io, ma io non capisco quello che dici. Io ho cura del ritorno, voi come mi sentite? È come Bene. tutto il corpo in bombo. Io con un ritorno bestiale. E io sento tutti con un rimbombo spaziale. Tutti che parlate fate Oh. oh. Vabbè. Magari proviamo a spegnere i microfoni chi non parla. Francesco, tu ci riesci a spegnere il microfono? No, io sto muto. Allora, no, poco fa ti dicevo, Francesco, ho visto il servizio su Rai 3 di ieri a proposito della vicenda dei rifiuti e il passaggio sui fiumi. E naturalmente mi è sembrato un bel servizio per quanto riguarda il lavoro che le associazioni state facendo per il fiume Ma non ho capito, io non l'ho visto questo servizio, ma Reto. non ho capito. Ieri sera a Rai 3 hanno fatto un servizio, io purtroppo l'ho visto a spezzoni. È un servizio su Rai 3 che sulla vicenda ha un collegamento diretto, hanno fatto parlare il sindaco di Termini Imerese, hanno parlato del fiume Ripattinico, non vedo di Macellara, come si chiama? Sì, in Nocella, e hanno fatto un passaggio dicendo che ottimo lavoro delle associazioni ambientaliste sul fiume Reto e la liberazione degli scarichi fognari. Quindi, siccome ti volevo fare i complimenti a te e a tutte le associazioni ambientaliste impegnate in questa lunga e dura situazione. Vabbè, siamo ben assistiti dalla vostra commissione, per cui diciamo. Grazie, troppo buono, devo pagarlo. No, non mi devi pagare, è condivisa questo successo. Va bene. Allora, Lombardo, si è svegliato. Orlando? Lombardo? Lombardo, E diceva non riusciva a entrare, stranamente ci Lombardo. diceva che L'invito è non stato nuovamente inoltrato. era. Infatti lui ha mandato un'email, non riesco a inserirlo. Quando è che finirà questa croce di pandemia? Gianni, io in questo momento non la vedo bene. Assolutamente. Io domani dovevo partire con Domani la mia figlia a Piacenza, ma ho l'impressione che non parto più. Signora Colula, nel frattempo che si iniziano gli ospiti, abbiamo comunicazioni per non stare qui in silenzio. Ho detto Colula, gnofo, vai. Presidente, oggi non ci sono comunicazioni perché non sono arrivate le informazioni, però una domanda, mi sorge un dubbio. È la dottoressa Milisende la nuova dirigente dell'ufficio contratti o è sempre il dottor Forcieri? Ne ha conoscenza in maniera precisa o approfondisco? Che io sappia, la nuova dirigente, la dottoressa Milisende, che l'hanno passata dallo spot all'ufficio contratti, se non ho capito male. Però si accetta. Va bene, ok, verrà fatto. Io ero rimasta a Forcieri, ma è una nomina di qualche giorno fa, no? Eh sì, considera che allo spot hanno portato la dottoressa Vicari e la che io sappia che è andata Qualche giorno fa, perché 15 no, giorni 15 fa. giorni fa. Poi ripeto, accertatevi, dico, può darsi che la mia informazione sia errata. Oggi è un dramma sta commissione, questo collegamento. Perché piove? Ah, questo è. Di solito Penso di piove sì. il governo ladro, no?
quello sempre. Vabbè, Giove Pluvio, non esistono più le mezze stagioni, insomma, ci possiamo produrre. Ma vedo che tu sei imperterrita in maniche con le gamelle, con la bella sei Però vecchio, però. vedete, nuoto all'aperto, cioè con l'acqua fredda anche a dicembre, a gennaio, quindi Ecco perché ti ormai mantieni. esistono le mezze stagioni. Esistono le mezze stagioni. Ho capito. Allora, io non so che cosa vedo. Francesco, vuoi cominciare a raccontare? No, perché è lombardo, oltretutto, diciamo, un Paolo, po' il prova a titolare. richiamarlo o mi giri il numero, Piccoli, per favore. piccoli. Se posso aiutarlo telefonicamente, lo faccio. Calma, aspetta un secondo che ti giro il numero. Girato. Girato. Ma Paolo, il link non si può mandare su WhatsApp che facciamo prima? Ora ci pensa signora Gnocco, che è l'esperta della... Qua, ormai l'esperta Meet. Devo dire che questo silenzio è imbarazzante. Non lo so, possiamo fare. Possiamo Come si raccontare nasce? due barzellette. Prego, signor Scapino. Vediamo se vogliamo fare un po' il punto della situazione del parco Fiumoreto. Che ne pensa? Nell'attesa che si colleghi in Puglia il signor Legambiente. Magari Francesco ci vuole raccontare un attimo come sta andando la vicenda del circoletto, delle more che si collegano gli altri, che dici? Sì, va bene. Prego. Allora, diciamo che sorprendentemente stiamo procedendo anche abbastanza celermente perché c'è un'ottima collaborazione da parte di tutte le associazioni, ma anche da parte, soprattutto da parte delle amministrazioni di Altofonte, Monreale e Palermo. Per cui stiamo addirittura ragionando su alcuni aspetti, come per esempio la riqualificazione del tratto di Palermo e della Foce, con i progetti che avete presentato col POSFER. Altofonte sta ragionando, si sta ponendo il problema della depurazione delle acque reflue sul tratto del Loreto e anche Monreale sta lavorando su questa vicenda. Per cui addirittura siamo avanti rispetto poi a una struttura di contratto di fiume. Perché avendo ora formalizzato la presenza dei comuni, delle amministrazioni comunali all'interno appunto del forum, dobbiamo formalizzare la segreteria tecnica che sarà formata dai tre comuni, tre rappresentanti del forum, che
dovranno convocare l'ARPA, l'ARTA, università, ordini dei professionisti che dovranno creare il piano di azione. Però mi sa che il piano di azione è già praticamente ben tracciato. Qui, diciamo, questo ha fatto sì che tutto il movimento delle associazioni è abbastanza carico e soddisfatto. Purtroppo, Buongiorno. buongiorno, Ciao Katia. purtroppo la vicenda Covid ci sta rallentando anche per una situazione di principio e di scelta, sono attività da fare assolutamente in presenza, sia le riunioni che poi le varie attività. Una bella attività che aveva promosso il gruppo Oreto Arte era la mostra, era l'estemporanea di pittura con la mostra, un concorso diciamo, di fotografia, poesie e via dicendo, ma hanno giustamente reputato in questo momento di sospendere l'iniziativa perché sarebbe veramente poco vivibile e poco, diciamo, avrebbe poco significato perché diciamo, il problema di andare in natura e fare riunioni e cose varie in questo momento ce lo poniamo. Le 3 domeniche scorse il gruppo diciamo, di Monreale ha partecipato alle Vie dei Tesori, per cui Rosario Favitta, Di Pioppo e altri hanno partecipato, hanno fatto da guide a questo Via dei Tesori, che ormai si afferma come un momento culturale importante, non solo a Palermo, ma un po' in tutta la Sicilia. E abbiamo avuto un ottimo risultato, per cui da parte dei partecipanti. Anche l'altra volta col FAI sono venute molte persone. Per cui dobbiamo dire che è abbastanza richiesto questo tratto di fiume, questa parte, diciamo, specialmente la parte a monte. Dobbiamo lavorare sulla parte a valle. Stiamo preparando una lettera da mandarvi, da farvi pervenire, che non è né di denuncia, né di esposto, né di niente, ma è di sollecitazione per la vicenda del Ponte Oreto, la volevamo mandare alla vostra commissione e anche all'assessore al ramo, perché il Ponte dell'Oreto, cioè il Ponte Corleone che attraversa l'Oreto, sappiamo che è in precarie condizioni, sicuramente ancora non è in grave condizioni, pericolo, però non dobbiamo arrivare a punti, diciamo, di emergenza. È un'arteria fondamentale e pensiamo che sia giusto, diciamo, in questo momento iniziare a ragionare su come per reperire i fondi per creare probabilmente a mio avviso un nuovo ponte, perché questo ha i suoi annetti, per cui. E poi stavamo ragionando un po' sulla zona della Guadagna, che continua a essere bistrattata dalla popolazione, con gli sforzi che fa l'amministrazione con la RAP per tenere pulito quella zona, però purtroppo è una logica. Diciamo una logica, una cultura, un'abitudine abbastanza brutta da parte dei cittadini di scaricare materassi, mobili, Ethernet e quant'altro. Per cui ci stiamo concentrando anche su questo punto. E poi volevo, così sarà possibile anche in un secondo momento, capire bene questa discussione della foce, che non capisco se è di pertinenza del Comune di Palermo, della Regione, ancora non ho capito. Questo tratto di costa, se è ancora di pertinenza della regione o del comune, perché ho ascoltato la vostra conferenza, quando avete avuto questa conferenza, la vostra commissione, prima di commissione, quando avete parlato con l'architetto Sarta, che parlava di ridare alla regione, poi riprendere, ancora questa cosa non l'ho ben chiara. Perché pure sulla foce si dovrebbe fare un ragionamento di recupero. Grande aiuto nel senso di spazi, sicuramente saranno dati dal Museo del Mare e della Memoria. Abbiamo, diciamo, stanno per firmare pure loro il manifesto, per cui abbiamo quel punto di appoggio per quanto riguarda Palermo. Invece, per quanto riguarda Altofonte, pensiamo di appoggiarci al mulino di mezzo, che è a pochi metri dalla piazza. È stato affidato a un'associazione locale, speriamo che anche noi possiamo fare attività là, quando sarà possibile, evidentemente. Per ora siamo nella fase di progettazione. E poi
L'altra cosa, stiamo lavorando per diciamo, proporre alle scuole del Loreto, della Valle del Loreto, diciamo, un percorso di progettazione da fare con gli insegnanti e stiamo anche iniziando a reperire, cercare di reperire fondi per portare avanti queste iniziative, perché le idee sono belle, poi le attività devono essere finanziate sia per chi ci lavora, per i volontari, un contributo, ma soprattutto per gli spostamenti, il materiale, diciamo, tutto quello che occorre per creare un percorso di educazione alla sostenibilità o educazione ambientale. Bene, grazie Francesco. Prego. È Lombardo? Lombardo ancora non è arrivato, è arrivato nel frattempo l'architetto Collura, però prima che salutiamo e diamo il benvenuto in commissione, aspettiamo ancora qualche secondo che arriva Vincenzo Lombardo, che è colui che ha speso questa richiesta di incontro. Francesco, approfitto della tua presenza Sì. per chiederti invece notizie per quanto riguarda i famosi 65.000 euro del FAI e a che punto è il lavoro che hanno già avviato e che hanno, diciamo, messo in campo l'autorità di bacino con i tecnici sia comunali che naturalmente rappresentanti del forum dell'associazione. Proprio in questi minuti stanno facendo due sopralluoghi. Uno per quanto riguarda il fiume, la parte del fiume che riguarda Palermo, se non erro sono con un dirigente dell'AMAP, credo che si chiami quella la presa Santa Caterina, quella zona, vicino a Ponta Corleone. E poi si sposteranno al fiume Sant'Elia a Pioppo per verificare con i tecnici del comune di Pioppo la fattibilità dei progetti. Ci sono coinvolti l'architetto Amelia Cassataro, credo che pure andava pure a questa riunione Antonella Perdito dell'assessorato Territorio Ambiente, della Greco, tutto il Greco dell'autorità di bacino e i comuni di Palermo, penso che, no, penso, Sarta. Sarta sarà presente in questo momento con poi l'architetto, per quanto riguarda il forum, l'architetto Rosario Favitta e Castellesi. Devono verificare se praticamente è possibile, diciamo, realizzare dei percorsi didattici che saranno di libera fruizione, per cui, diciamo, a breve sarà possibile proprio fare un progetto più tecnico, più dettagliato, delle tavole più dettagliate per presentarle probabilmente al FAI, perché saranno loro che devono decidere assieme a voi, comuni. E per quanto riguarda il forum, è assolutamente d'accordo su questo percorso, basta che riusciamo a ottenere questa somma e per chiudere, diciamo, una partita che ha avuto un ottimo successo. Quindi con questo sopralluogo oggi mi pare che si chiude la fase preliminare per arrivare alla progettazione esecutiva dei quattro sentieri che erano quelli previsti dalle associazioni. Due sentieri, quello di Palermo e quello di Altofonte e quello di Pioppo. Poi ce ne sono altri due, uno vicino al comune di Monreale e l'altro del comune di Altofonte, per cui di Altofonte, giusto, per cui si prevede, diciamo, un altro sopralluogo. Però mi sembra che già rispetto a come si erano un pochettino arenate le vicende, mi sembra che abbiamo fatto qualche passo avanti. Bene, sono contento perché così possiamo dare, speriamo, al più presto una risposta agli 83.000 cittadini che hanno detto sì al fiume Loreto, luogo del FAI. Fermo restando che quello che dicevi tu prima diciamo sicuramente cosa importantissima che dà ormai con un lato il loro fai, dall'altro nelle vie dei tesori, il fiume Oreto è già visitato, malgrado lo stato in cui si trova, da centinaia di persone che sono interessate a rivivere questo luogo. Naturalmente parliamo dei luoghi sicuramente migliori nella zona di Altofonte, Sant'Elia, eccetera. Speriamo che a tutto questo
possiamo anche utilizzare e far visitare anche la parte che riguarda Palermo. Ma guarda, guardate, vi do una bella notizia, che io diciamo un pochettino avevo questo dato un annetto fa, per questo poi ci siamo anche spesi per questa esperienza di salvaguardia del fiume. Il fiume a tratti non è inquinato perché ha una capacità di fitodepurazione abbastanza notevole, perché considerate che non ha apporto di acque reflue di industrie. Le uniche attività industriali sono i tre frantoi di oliva che fortunatamente non scaricano sul fiume. E purtroppo è inquinato da aspetti organici e di chimica leggera come saponi e via dicendo. E infatti l'altra volta Sergio Calabrese, il professore Sergio Calabrese, geologo all'Università di Palermo, sto facendo delle analisi chimico-fisiche sul fiume, non di inquinamento. Ah, sotto il ponte Corleone ha potuto trovare addirittura dei pesci e dei microrganismi che sono presenti in acque pulite. Per cui a tratti questo fiume riesce a fitodepurare e a rilasciare acqua pulita. E il tratto, diciamo, più compromesso è questo qua da Ponte Corleone in poi. Perché c'è il canale di Gronda di Bocca di Falco, che ai tempi era un canale solo di acque bianche, ora invece sono stati indotti molte fognature, ma mi hanno detto, mi diceva Ernesto Morabito di Italia Nostra, che c'è un progetto di sistemazione delle fognature della parte, diciamo, a monte della circonvallazione. Poi più sotto abbiamo anche altri scarichi di minore importanza, poi c'è lo scarico di San Giovanni di Decollato, se non erro si chiama, e poi l'ultimo è proprio alla foce. Ma sappiamo che il comune sta lavorando da questo punto di vista per questa. Io l'ho detto anche ieri in commissione, sono stato audito come si La chiama? commissione stragi ambientale. Commissione stragi ambientali. Diciamo, ho proprio dichiarato che i comuni si sono studiati. Il comune di Palermo è da anni che sta lavorando per l'assetto del piano fognario ed evitare che venga caricato in modo abbastanza, come dire, pesante sull'Oreto. Tutta la parte di Palermo sarà condotta ad acqua dei corsari, dove poi vogliamo fare un ragionamento per il recupero delle acque depurate perché non si devono buttare a mare. Invece, siamo un reale che Pioppo, Altofonte, scaricheranno direttamente nel fiume, depurando le acque. Altofonte per ora no, non depura, ma si sta attrezzando per depurare. Ci sono tempi lunghi, cioè anche dei miei colleghi che vogliono i tempi, chiedono i tempi, purtroppo non sanno che questi sono tempi lunghi, ci vogliono gare di appalto, ci vogliono anche. Per fare le cose in modo assolutamente legale e trasparente bisogna farle come si sta facendo con questi progetti del Comune di Palermo. Bene, Francesco, io quando parliamo del fiume Reto ci appassioniamo tutti, quindi di conseguenza speriamo bene, speriamo che prima che finisca questa consiliatura possiamo vedere nascere qualche frutto positivo per il fiume Reto. Io a questo punto, purtroppo non si collega ancora Vincenzo Lombardo, però io proseguirei con l'argomento di oggi. Io ho un problema, ho un ritorno in Puglia di rimbombo. Credo, Francesco, però, che se tu puoi mettere silenzioso il tuo microfono, forse possiamo sentirci meglio. Vedi se ci riesci. Qual è il tasto? Quello rosso? Il tasto è quello col tipo il Presidente, mi scusi se la disturbo. Io sono ancora al telefono con il dottore Lombardo perché probabilmente non ha Google Meet. Però lo posso sentire telefonicamente. Sto aiutando in tutti i modi, ma il problema credo che sia di ricezione per il dottor Lombardo. Potrebbe fare una cosa, Presidente? Cosa? Potrebbe fare una cosa la collega con lui, che potrebbe
era il destino, sì, no, quello lombardo, sto sentendo anche la mia, no? Signore, scusate, è un macello, non si sente, non si capisce nulla. Allora, Francesco Viotti, io ti chiedo cortesemente di spegnere, se è possibile, il microfono. Dovrebbe sì. essere quello alla tua sinistra, dovrebbe essere la tua sinistra, il computer. Ed è quadrato è il tasto? No, quello quadrato dovrebbe essere il video. Il tasto dovrebbe essere rotondo. Il microfono. No, così sei uscito. Va bene, e comunque il problema era Liotti che naturalmente creava questo problema. Io però vorrei prima, allora, architetto Collura, le chiedo scusa se l'abbiamo intrattenuta in questa maniera, ma stavamo avendo problemi di collegamento con il dottor Lombardi. Io non so se dalla segreteria le hanno mandato la nota che i due circoli hanno mandato su questa vicenda alla testa dell'albero. Se lei non l'ha ricevuta, io provo a leggerla naturalmente nelle mode che loro si collegano. Egregio Presidente Caracao, se la Commissione delle Presidute, circa il legamento Palermo Futuro e Mesogeo, riferimento all'oggetto, l'oggetto della festa dell'albero 2020, le chiedo di considerare una compartecipazione e collaborazione affinché il 21 novembre 2020 si possa realizzare insieme la posa di più alberi possibili in località bisognosi del verde, in contemporanea all'intero territorio nazionale, dove si festeggerà la giornata nazionale degli alberi. La loro presenza e testimonianza delle loro indispensabili capacità che permettono la proliferazione della vita, assorbire l'anidride carbonica, rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità. La giornata nazionale degli alberi dal 2011, con la legge numero 10 del Ministero dell'Ambiente che la riconobbe, viene celebrata ogni 21 novembre con l'intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero, la vivibilità degli insediamenti urbani, accanto alle iniziative, ecco Liotti è ritornato, bene, accanto alle iniziative per la giornata nazionale degli alberi, si svolgono anche quelle per la festa dell'albero, un'iniziativa promossa da Legambiente dal 2008 e che ha radici che affondano nelle antiche tradizioni della nostra cultura. Quest'ultima viene consolidata dalla legge 10 del 14 gennaio 2013, che modifica la precedente legge Cossiga Andreotti numero 113 del 29 gennaio del 92 e conferma l'obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato, cioè per ogni iscrizione all'anagrafe comunale. A partire dal 16 febbraio 2013 ciascun comune sopra i 15.000 abitanti deve così provvedere ad individuare un'area sul proprio territorio comunale da destinare a nuova piccola forestazione urbana composta di piccole autoctone. Noi confidiamo nella notevole sensibilità della Commissione e della Giunta Comunale affinché la richiesta da noi formulata possa concretizzarsi. I circoli di Legambiente restano a disposizione per chiarimenti ed organizzazione. Firmato i presidenti Vincenzo Lombardo e Francesco Liotti dei due circoli Palermo Futura e Legambiente Mesogeo. E a Pietro Collura, noi già in passato con lei avevamo affrontato, perché queste pensavamo, diciamo, ritenevamo come Commissione dovesse essere un'iniziativa che doveva essere ripresa dall'amministrazione comunale e ripeto, certo, quest'anno siamo messi male con questa vicenda della pandemia, però vorremmo un attimo capire se dagli uffici di Villa Giardini e quindi diciamo, da parte dell'assessorato, da parte dei funzionari e dirigenti, se realmente stiamo proseguendo e ci sono in previsione diciamo, questa festa dell'albero si possa fare anche alla luce delle restrizioni del nuovo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri e che naturalmente potrebbe essere un momento importante per la nostra città, visto che da parte delle associazioni ambientaliste viene sempre diciamo, denunciato la mancanza di alberi, i continui abbattimenti, i mancati diciamo, il messa a dimora di nuovi alberi, anche se devo dire il progetto presentato ieri dal sindaco insieme all'assessore Marino e alla Reset, il famoso Papa 188 di cui si parla da tempo, diciamo un po' ci rallegra perché diciamo, si è previsto la collocazione di nuovi 16.000 piante, tra cui 2.000 alberi di alto fusto, questo naturalmente ci rallegra, ma che naturalmente vorremmo anche che si realizzasse il prima possibile, magari compatibilmente anche a quelle che sono le esigenze della città e naturalmente e possibilmente che vadano a dimora di quello che è stato tolto, ma anche in sostituzione di qualche altro albero
che reca probabilmente un po' di danni anche alla viabilità e alla problematica delle singole cittadini. Io mi fermo qua, chiedo eventualmente al Francesco Liotti se vuole aggiungere qualcosa e ai miei colleghi, e poi darei la parola a questo punto all'architetto Collura, nella speranza che Vincenzo Lombardo riesca a entrare e possa dire anche la sua. Liotti, vuoi intervenire? Mi sentite? Sì, perfetto, prego. Ah, beh, siamo riusciti a capire qual è il tasto. E allora, buongiorno architetto. Sì, ho sentito il tuo discorso. Effettivamente c'è una grande difficoltà nell'organizzare quest'anno questa iniziativa, perché credo che non, diciamo, non sia possibile organizzare eventi anche all'aperto di questo tipo. Poi fate voi, noi siamo a sua disposizione. L'unica cosa che vorremmo, come ti dicevo l'altra volta, occorrerebbero degli spazi che siano poi chiusi e custoditi, come per esempio il Giardino delle Rose, perché degli alberi messi a dimora così in spazi liberi, aperti, piazze, cose varie, siccome sono alberi che poi per le famiglie, per i bambini hanno un grande significato, dovrebbero essere il più possibile custoditi. Questo, diciamo, è l'unica nota, voglio dire, d'attenzione che noi diamo. Poi, come poter organizzare quest'anno, francamente, con questi problemi di spostamento e andiamo sempre incontro a sempre più restrizioni, francamente non saprei. Se volete, noi siamo assolutamente a disposizione. Abbiamo anche un piano B che vorremmo svolgere e che probabilmente svolgeremo in ogni caso. Il venerdì, il giorno prima, per cui se poi ci vogliamo concentrare sul piano B e questo piano A vogliamo, diciamo, progettarlo per il prossimo anno, siamo anche a disposizione. Prego, colleghi, c'è qualcuno che vuole intervenire? O diamo la parola all'architetto Collura? No, diamo la parola La all'architetto. parola all'architetto Collura. Se il caso, anche sentiamo il piano B, perché ci sono parecchi dubbi sulla possibilità che si possa realizzare la giornata Vediamo dell'albero. che dice l'architetto Collura che lei c'ha il piano C. Diciamo, Magari. abbiamo bisogno di speranza, dottoressa Collura. Pure io, buongiorno a tutti. Mi scuso se io avevo completamente perso di vista questa convocazione, ma tempo fa ho ricevuto una lettera, ma non ho la possibilità di rispondere sì, no, non lo so. Comunque, sono qua. Allora, io premetto che nel mio ruolo di architetto non c'è quella della piantumazione di alberi, ovviamente. Comunque, respiro l'aria del mio settore, che è verde e vivibilità. In questo momento noi abbiamo diverse criticità. Io non so se voi siete a conoscenza del fatto che dal 5 ottobre abbiamo avviato dei cantieri di servizi in quasi tutti i giardini e ville storiche, con una graduatoria che ci è stata fornita da un lavoro fatto precedentemente da colleghi di altri settori per individuare le persone con più bisogni, con problemi economici, mancanza di lavoro e tutto questo. Abbiamo 22 progetti e pochissime certezze, nel senso che abbiamo iniziato questi lavori e sono cominciati a diventare positivi oppure malati Covid, chiudiamo cantieri, apriamo cantieri, insomma siamo in una situazione. Il mio, per esempio, per ora è chiuso. È in una situazione difficile, anche perché in questo momento non abbiamo una figura apicale tecnica, nel senso che, come sapete, è andato via il dottore Musacchia, l'ha sostituito il dottore Puleo, che assolutamente si è messo a disposizione per tutto, ma anche lui sta andando in pensione, quindi in questo momento è assente perché usufruisce di tutte le ferie accumulate negli anni passati. Quindi noi in questo momento siamo un pochettino
ci confortiamo fra di noi, va, non abbiamo una linea guida, per cui anche questo discorso della festa dell'albero quest'anno proprio non se n'è parlato, vuoi per l'emergenza Covid, vuoi anche perché appunto siamo stati tutti quanti impegnati e siamo tutti quanti impegnati in questa avventura dei cantieri di servizi, che comunque è una buona cosa, perché queste persone sono animate da una grande volontà di rendersi utile in cambio di un compenso che è anche meno di quello del reddito di cittadinanza. Hanno iniziato comunque a pulire, a sistemare. Io non so se vi è capitato di passare, per esempio, dalla Villa del Carabiniere, sarebbe la Palazzina Cinese, dalla stessa Villa Niscemi, che è il mio progetto, al Giardino Inglese, al Roseto, insomma, abbiamo queste squadre di persone un po' improvvisate che comunque aiutano tanto i nostri giardinieri che sono ridotti a poche unità. Quindi in questo momento abbiamo questo sforzo comune, tutto quanto il settore, perché il progetto si deve completare entro dicembre. Sono fondi regionali che dobbiamo chiedere in una maniera che non è per noi usuale, con una piattaforma Caronte. Insomma, siamo tutti che studiamo come pazzi e che tentiamo di portare avanti e chiudere questa situazione. Dopodiché, un'altra buona notizia, come ricordava il Presidente, è stata questa dell'approvazione del Papa 188. Fino ad ora è stato presentato il progetto degli spazi verdi, però io ho già mostrato ai colleghi di Reset il mio progetto, che è quello sulle ville storiche, e che a breve dovrebbe anche essere avviato, perché abbiamo fatto una perizia di variante e quindi siamo pronti anche noi per partire. Quindi la cura del verde non è abbandonata assolutamente dal nostro settore, solo che perseguiamo degli specifici indirizzi che sono appunto questi dei progetti avviati già da tanti anni ancora fermi, ma stanno per partire. A proposito dell'importanza degli alberi, della vegetazione, eccetera, eccetera, ovviamente non posso che condividere ed essere d'accordo con quanto rappresentato dal dottore Liotti. Io sono sempre stata una con questa sensibilità, però voglio anche raccontarvi che succedono cose strane in questa città. Per esempio, spuntano degli alberi assolutamente decontestualizzati a Piazza Politeama. Non li abbiamo piantati noi. Mandarini, gelsomini, altri tipi di piante. C'è una sedicente associazione costituita da un signore che si presenta con nome, cognome e indirizzo, ma è completamente sprovveduto sotto questo profilo, che va e pianta alberi in un palmeto. Questo palmeto di Piazza Castelnuovo fa parte del mio progetto delle ville storiche, che prevede solo ed esclusivamente l'eliminazione delle ceppaie ancora esistenti e la ricostituzione del palmeto. Perché quello è un palmetto, non è un'area verde a disposizione di qualunque delirio. Quindi questo è importante. Cioè, quando vogliamo piantare alberi, è importante individuare delle aree che siano adatte ad accoglierli, perché se no non facciamo altro che fare confusione. Questo così è una lamentela che condivido con voi, perché sono certa che capirete cosa voglio dire. E la festa dell'albero, gli anni scorsi abbiamo accolto quasi sempre delle feste già un po' preconfezionate dalle scuole, devo riconoscerlo, oppure da altre associazioni, l'Associazione dei Giardinieri, mi ricordo qualche anno fa, che ci hanno donato degli alberi e abbiamo fatto delle piccole manifestazioni puntuali qua e là. Questo è stato in genere il nostro orientamento. Quest'anno le scuole sono, come sappiamo tutti, per ora, insomma, nemmeno c'è la frequenza dei ragazzi in tante di essi, perciò non abbiamo preso in considerazione, lo devo riconoscere, almeno per quello che è mia conoscenza. Poi io non so se ci sono altri colleghi che hanno avuto delle specifiche indicazioni dalla dirigenza, questo non lo so. Che posso Grazie, aggiungere? grazie, grazie, dottoressa. Mi pare di capire che quest'anno comunque alla fine le preoccupazioni che diciamo, esternava il dottore Liotti di Legambiente sulla festa dell'albero sicuramente non sarà possibile realizzarla. E,
come credo del resto non si faccia già anche da diversi anni. Quindi potremmo soltanto pensare e programmare forse per fare una bella festa magari il prossimo anno, Covid permettendo. Francesco Liotti, prego, volevi, visto che tu hai il piano B, in cosa si tratta di questo piano B, se magari può essere attuato? Sì, allora il piano B, faccio una precisazione a proposito del palmeto, diceva la dottoressa, è il palmeto diciamo, è un palmeto unico, diciamo, delle caratteristiche particolari, per cui se qualche associazione, si permette di andare a piantumare, a dare a dimora piante che non c'entrano niente, secondo me dovrebbe essere richiamata, magari diciamo convogliare l'entusiasmo in questa associazione a piantumare altrove, perché è giusto che questo palmeto, che ha delle caratteristiche particolari, se non erro è il palmeto che si trova più a nord d'Europa, diciamo, ha la caratteristica di essere un palmeto che si trova più al nord d'Europa, per cui diciamo è in una zona diciamo, abbastanza esposta a criticità climatiche. Detto questo, noi abbiamo il piano B che purtroppo, perché non siamo contenti di fare le cose fredde con telefonini e computer, sarebbe un coinvolgimento delle scuole tramite la piattaforma o Zoom o similari, come questa che stiamo utilizzando, dove le scuole si potrebbero collegare durante una mattinata, dalle 10 alle 12 e mezzo. E fanno, diciamo, potrebbero partecipare ad una manifestazione della festa dell'albero virtuale, dove i bambini possono mostrare i disegni che hanno fatto la settimana precedente, possono esprimere poesie, canti e via dicendo. Ogni scuola avrebbe un minutino, qualche minuto, una decina di minuti, 5 minuti per far vedere alle altre scuole quello che hanno maturato in questo momento. Alcune scuole hanno avuto delle piante dai genitori, per cui piantumeranno all'interno del loro cortile delle piante, per cui potrebbero essere appunto il momento della piantumazione preso in diretta. E io e Enzo Lombardo potremmo andare prima nel bosco bruciato della Moarda, e poi in un bosco, diciamo, la vicina Giacalone, ancora, diciamo, per fortuna non bruciato, per far vedere appunto le situazioni di bosco bruciato e bosco non bruciato. Questo ci sembra un modo diciamo, per far partecipare le scuole, sia elementari, medie e superiori. Chiederemo pure il vostro intervento. Chiederemo pure l'intervento del professore Lameca, che è un agronomo della facoltà di Palermo, che in modo semplice evidentemente avrà 2 minutini, 5 minuti per spiegare a tutti quanti l'importanza del bosco, perché quest'anno, più che degli altri anni, è importante diciamo, sensibilizzare sia noi che i bambini e le famiglie nell'importanza dell'albero, l'importanza del sistema bosco, perché come sapete, ogni volta che c'è caldo, libeccio, e soprattutto in estate, evidentemente c'è qualcheduno che va bruciando i boschi e sta diminuendo moltissimo il patrimonio delle foreste, dei boschi in Sicilia e non solo, perché gli incendi avvengono pure in zone che non sono né boschi né altro, ma sono ugualmente importanti dal punto di vista ecologico. E noi come Lega Ambiente regionale abbiamo scritto un documento che sarà poi pubblicato appunto in quei giorni per la festa dell'albero, però noi stiamo lavorando in modo che il concetto di bosco, ecosistema bosco, in ogni caso avere la cura delle piante anche a casa, sensibilizzi l'aspetto, diciamo, il rispetto dei boschi e della natura in generale. Per cui, perlomeno quest'anno lavoriamo tra virgolette in emergenza e noi abbiamo avuto alcune richieste come la scuola di Tommaso Natale, l'istituto comprensivo di Tommaso Natale, che ci ha invitato
partecipare sia a me che all'Enzo Lombardo. Però noi abbiamo detto che, a parte che ormai non è più possibile, abbiamo chiesto di organizzarsi tra di loro e che noi cercavamo un modo di far partecipare, perché poi queste cose fatte in rete, con la partecipazione, diciamo, di tante scuole, non tantissime, perché sennò poi abbiamo problemi di collegamento. Noi come Lega Ambiente possiamo garantire la regia, perché abbiamo un socio molto in gamba, sedicenne, è un ragazzo di 16 anni, è l'Istituto Paolo Borsellino, istituto alberghiero, che è molto bravo in questa gestione di regia di piattaforme, per cui possiamo, aiutandolo, possiamo dargli in gestione questa situazione e le scuole si iscriverebbero, daremmo il link, e in modo che possano partecipare le classi, evidentemente tramite le insegnanti. Mi sono informato, problemi di volti di bambini non ce n'è, perché è una, come si chiama, come se fosse una riunione di tanti bambini dentro un cortile, in un prato all'aperto, perché non c'è un'esposizione a estranei, è un'iniziativa che si fa all'interno delle scuole, per cui il problema di privacy del bambino, i diritti e via dicendo, non c'è, non devono firmare nessuna liberatoria, perché non è un evento pubblico, è un evento che rimane all'interno dell'istituzione scolastica. Evidentemente, volevamo condividere con voi questa esperienza in modo che anche voi, cioè come dire, condividerla nel senso di partecipare voi pure a questa esperienza, condividerla con noi nella fase costruttiva, per cui segnalarci le scuole e via dicendo. E ripeto, le scuole possono esprimersi come meglio credono, l'importante è che impieghino pochi minuti, poi dipende se ci sono 100 scuole, non penso. Ma se ci sono 15, 20, 30 scuole, dobbiamo contingentare i tempi. Questa, diciamo, è la fase, diciamo, la proposta di emergenza, perché sarebbe stato bello fare quello che, diciamo, avevamo pensato di piantumare fisicamente le piante. Io però colgo l'occasione per dire che questo è il momento di progettazione. Visto che dobbiamo stare a casa, ci possiamo sentire tramite questi strumenti. Questo secondo me è un buon momento per progettare, per verificare alcune cose sulla carta. Per esempio, progettare la festa dell'albero per il prossimo anno e capire quali sono gli spazi, diciamo, da recuperare, che possono essere idonei per questo tipo di attività, in modo da essere pronti per il prossimo anno. Per quello che mi riguarda, anche l'esperienza dei circoli di Legambiente in Italia, loro fanno piantumare, aiutano il comune a piantumare l'albero per i nati durante l'anno, in zone, come dicevo prima, in giardini abbastanza, come dire, curati. Più che curati zone controllate, come dicevo prima, come Roseto, dove c'è una vigilanza, dove c'è la possibilità di chiudere, perché è un simbolo molto forte il fatto che la famiglia col bambino in braccio, neonato, va a piantumare, va a mettere, diciamo, va a dare a dimora l'albero. Per cui dobbiamo garantire, diciamo, il massimo della sopravvivenza di quest'albero, in modo che poi il bambino crescendo, i bambini crescendo se lo vadano a curare. Trovare poi una aiola deturpata, è inutile che ci nascondiamo. Purtroppo nelle nostre città, nelle grandi città, non solo a Palermo, ma succedono pure queste cose. Sarebbe bruttissimo. Per cui dobbiamo identificare, per esempio, l'ex campo di baseball dove c'erano accampati i Rom. Quella dovrebbe essere una zona da riqualificare, per cui con un progetto fatto giustamente con il Rangers, che sono l'ente gestore della riserva naturale di Monte Pellegrino e della Favorita, in aiuto col comune si potrebbe capire come andare a bonificare quella zona e andare a creare anche un'aiola dove si mettono un grande spazio dove si piantumano gli alberi. Perché è una zona da riqualificare, come penso ce ne siano tante altre nelle varie otto circoscrizioni. Quella di Borgo Nuovo,
che non mi ricordo in questo momento come si chiama, Parco Turrisi, una cosa del genere, Parco Tindari, quello potrebbe essere, però deve essere, prima deve essere recintato e bisognerebbe fare un lavoro, diciamo, con la comunità locale, col quartiere, per, diciamo, avere un'affezione a questo tipo di attività. Anzi, si potrebbe dire che si valorizza questo giardino facendolo diventare, diciamo, il giardino degli alberi, che accoglie gli alberi dei nuovi nati. Questo, diciamo, possiamo ragionarci pure in un secondo momento, però secondo me se, diciamo, l'amministrazione comunale vuole ogni anno proporre questa bellissima iniziativa, secondo me dobbiamo identificare delle aree idonee. Per quanto riguarda, come dicevo prima, il piano B, facciamo questa proposta che, ripeto, io non sono assolutamente entusiasta di fare queste cose, di costringere i ragazzi, i Mi sta bambini, benissimo come la insegnanti. fare passare, ce ne vuoi. Pronto? Sì, c'è il collega Sì. Ficcata che ha il microfono. Prego, prego, Sì, prego. no, Sì. non sono, diciamo, entusiasta nel fare le cose via internet, via telefonino, via computer, però se le scuole vogliono partecipare anche in questo modo e riusciamo a mandare sia voi, che avete fatto diverse cose belle, questa cosa della cura delle ville e via dicendo, del verde delle ville antiche, mi sembra una cosa che i bambini devono sapere, anche i genitori. Per cui vi facciamo questa proposta. Bene, Posso dire una cosa? grazie. Prego, prego, collega Mella. Ringraziamo da Custodiotti, prego, collega Mella. Intanto buongiorno a tutti, sposo decisamente il progetto di Legambiente, sia in forma fisica che in forma virtuale. E rispetto a questo secondo piano B, volevo sapere se Legambiente già avesse intercettato le scuole, inviando magari loro una proposta, immagino posta per iscritto, perché il 21 novembre è di fatto all'angolo. Siccome proprio per questa modalità con cui ci incontriamo, ci confrontiamo, per quanto veloce e immediata sia, comunque un'eventuale organizzazione anche con il coinvolgimento, per esempio, non solo di Legambiente, magari di qualche altra associazione, non saprei, e delle scuole comporta un certo impegno e come dire, una tempistica ben precisa. E ho chiuso per quanto riguarda il piano B. Una considerazione invece mi piace farla relativamente non solo alla necessità sulla scorta della legge del 2013 modificata e rinforzata con la legge del 2016 del Ministero dell'Ambiente e relativamente finalmente all'approvazione del progetto Papa 188 che vede la città, o meglio, vedrebbe la città colorata di verde. Uno dei problemi, se non probabilmente il vero problema della piantumazione di nuovi alberi, non è soltanto il processo di educazione e di sensibilizzazione che si dovrebbe innescare per insegnare a piccoli e a grandi che l'albero è un'entità vitale e quindi va non solo piantata, ma soprattutto va curata nel tempo. Uno dei problemi che si pone nel piantumare nuovi alberi è che molto spesso, mi auguro che non sia questa l'occasione che una volta piantumati gli alberi, magari in aree non centrali come il Roseto, come la Villa del Carabiniere, per esempio, dico, o altre aree più centrali, queste nuove entità, quindi questi nuovi alberi, vengono lasciati in balia di se stesse e quindi destinati a morte sicura. Per cui io mi auguro appunto che il progetto dell'albero, della giornata degli alberi, ma anche il progetto Papa 188 concentrano una grande energia soprattutto nella seconda fase, che è quella più importante, cioè
della presa in carico dell'albero piantumato. Perché molto spesso succede questo e molto spesso i cittadini palermitani lamentano proprio quanto accade subito dopo la piantumazione anche di nuovi alberi, frutto delle necessità compensatorie di una città dove si abbatte spesso, dove si vorrebbe abbattere anche di più, e quindi a seguito di questi abbattimenti si prevedono nuove piantumazioni che lasciano il tempo che trovano. Cioè si compensa, quindi si pianta un nuovo albero, ma alla piantumazione non fa, come dire, non fa seguito la presa in carico, e cioè la cura, la salvaguardia, l'annaffiamento. Per cui, diciamo, l'aspetto che a me preme sottolineare è soprattutto questo. Credo che anche la dottoressa Collura, diciamo, larvatamente, marginalmente, io ho avuto problemi ma mi pare che il problema vero, sostanziale, non è tanto appunto la piantumazione, ma quello che succede un secondo dopo la piantumazione. Spero di essere stata chiara. Sì, chiarissima, collega Mella. Dottoressa Collura, prego. Sì, ma infatti devo dire la verità, un paio di anni fa, mi pare 2 o 3 anni fa, abbiamo ricostituito per la giornata dell'albero un cerchio di cipressi che c'è a Villa Trabbia. Si capiva perfettamente dove mancavano e questa associazione di giardinieri gentilmente ha portato gli alberi, li ha piantati, li ha messi a dimora. È stato graziosissimo rivedere, alcuni certo erano più alti perché erano quelli originari, questi erano più piccolini, però purtroppo poi già alcuni di essi sono morti perché la forza lavoro che noi abbiamo come di persone qualificate giardinieri è veramente ridotta all'osso. Non riescono a tenere il passo con le necessità della città, che sono appunto quelle di una continua, di un continuo adacquamento, della cura e la potatura, di piccoli accorgimenti, mettilo dritto, mettici i tutori, cioè tutte queste cose che sono semplici buone regole della cura degli alberi e noi le facciamo arrancando. Ma non per mancanza di volontà, perché le squadre sono sempre fuori, ma sono pochissime, sono sempre meno. E le assunzioni sono diventate un concetto astratto, mentre invece l'avanzamento dell'età è un dato reale. E i nostri giardinieri sono anziani, hanno diverse patologie e vanno in pensione. E non abbiamo più, e dietro non c'è nessuno, neanche per un, come si dice, un cambio di testimone. Questa è la vera emergenza della città. Noi a volte con i colleghi ci domandiamo: ma che fine farà questo settore? Verrà assorbito privatamente? Si riusciranno a fare delle assunzioni? Dottoressa Collura, mi scusi se la interrompo. Qualche giorno Prego. fa, io non so se ho seguito questa audizione, è venuto il dottore Rosano, che ha detto più o meno le stesse cose che ha detto lei, però secondo me un percorso, diciamo uno strumento c'è, che si chiama approvazione del regolamento dei beni comuni. E lo dico perché consentirebbe di istituzionalizzare quella sussidiarietà, quel rapporto di collaborazione da un lato con le istituzioni che arrancano, vuoi, lo dico per inciso, per cattiva volontà, per non buone prassi, vuoi per un sottorganico, e dall'altro lato con i cittadini. Non solo singolarmente, ma anche collegialmente con gli operatori del terzo settore, perché permetterebbe l'approvazione dei beni comuni, non mi stancherò mai di dire, di liberare risorse umane che il settore del verde, e stiamo parlando di verde, per cui faccio riferimento a questo settore, non ha, e quel poco che ha, diciamo, specializzato. Si concentrerebbe su certe aree, mentre su altre aree che andrebbero ad essere condivisivamente amministrate con i cittadini, con le associazioni, con i professionisti del terzo settore, in condivisione con altre forze che afferirebbero dalla società civile.
Perché lei ha ragione a parlare di assunzioni, ma non è che si può assumere, io me lo auguro, perché in un momento storico come questo le assunzioni significa non lavoro, però, non, però diciamo una città che guardi al futuro vede nel regolamento, nell'approvazione del regolamento e dei beni comuni la strada da intraprendere, cioè tutto quel patrimonio che Palermo ha. Probabilmente non potrebbe essere gestito esclusivamente e in solitaria dal comune. Io faccio per esempio l'esempio del parco uditore, del parco della salute, che sono delle realtà Sì, certo. straordinarie, dove diciamo il privato non è un predatore, ma è anzi un esempio di gestione oculata con criterio della cosa pubblica. Faccio riferimento per esempio a quella surroga da parte dell'assessore Marino rispetto alla richiesta, non mi ricordo come si chiama questo ristorante, questo esercizio pubblico, che ha chiesto in gestione l'area intorno a San Domenico, non me lo ricordo mai come si chiama, e probabilmente l'assessore, diciamo, con un regolamento dei beni comuni già approvato, non avrebbe potuto ricorrere a una sorta di concessione, perché il regolamento, il Consiglio Comunale l'avrebbe previsto. Per cui, secondo me, la strada del futuro da percorrere e da intraprendere è quella della condivisione di un certo numero di beni a quanti hanno dimostrato, hanno voglia di fare bene, laddove l'amministrazione pubblica, per tutta una serie di ragioni, non è in grado di fare. Noi, per esempio, oggi stiamo parlando, no, della giornata degli alberi, no? Che è appannaggio, che nasce con Legambiente. Molte istituzioni hanno sempre accolto questo input. E le devo dire che proprio il suo settore negli ultimi 2 anni ha consentito a noi, non come gruppo politico, non come compagine politico, di donare degli alberi, e l'abbiamo potuto fare grazie al suo settore, grazie a Barbaria, alla dottoressa Placenza. Per cui anche qui c'è in nuce, no? Quel patto di collaborazione, di scambio di buone prassi, che ha un unico scopo, cioè quello di rendere la città migliore. E per esempio, Francesco citava il caso del Parco Tindari, diciamo quello che dovrebbe essere Parco Tindari. Noi lì abbiamo donato 60 alberi e ancora ci sono, perché la gente del luogo se ne è fatto carico e il comune per 2 anni ha l'obbligo di procedere all'annaffiamento delle piante. L'anno scorso c'era anche Paolo, abbiamo fatto Villa Bennici, dove c'è un ottimo custode, c'era, credo che sia andato in pensione poco tempo fa. Non mi risulta che gli alberi siano morti, perché c'è sempre come dire, un obbligo da parte dell'amministrazione che prevede, anche nel caso del Papa 188, per 2 anni l'annaffiamento. La verità è che il cittadino, diciamo, il progetto è buono quando nel cittadino scatta quel senso di appartenenza, per cui è vero che l'albero l'ha piantato Francesco Liotto, ma è cosa mia. Cioè, questi progetti hanno successo nel momento in cui scatta questo piccolo pensiero. E chiudo. Sono stata un poco lunga, ma è una tematica, devo dire, che a me, come No, ma dire. mi trova perfettamente d'accordo, ci mancherebbe altro. Lei ha fatto un'analisi giustissima, soltanto dico io, non sono così ottimista come lei perché invece vedo pure gli alberi che seccano, ecco, quindi No, ma non ci sono anche sempre. quelli, no, ci sono la voglia. Però, per esempio, nel caso Dico, della è giornata vero. degli alberi, quegli alberi sono ancora lì. Però il problema Certo. è uno: io vorrei la città piantumata non di 2000 alberi come il progetto Papa, non so, appunto, però vorrei che la seconda fase, che è quella determinante, fosse altrettanto, come dire, sostenuta, no, dalla amministrazione, perché altrimenti appunto avremo 2000 alberi che probabilmente moriranno inevitabilmente se non c'è quel processo di presa in cura a lunga gittata. Certo, io però vorrei a questo punto, visto che il presidente mi ha provocata, dire, però ho avuto un'idea ora in questo momento, un piano C.
Un piano C che completamente si sposta dall'ambiente e torna nelle scuole. Perché? Un tempo nelle nostre ville storiche ogni albero aveva al piede una targhetta con scritto quello che era, Cupressum, anziché Aracauria, insomma, e quindi in quel momento la passeggiata nella villa storica era anche un momento di apprendimento, no? Come si chiama quest'albero? No, c'è scritto qua. Queste targhette noi oramai penso ce ne siano pochissime, non ne abbiamo mai più richieste, mai più comprate, eccetera, eccetera. Ma ognuna di loro è un oggetto veramente piccolo e da un prezzo modesto e può essere anche inventata con modalità assolutamente nuove. Allora io pensavo, se noi avessimo appunto quei contatti che io non ho, ma che qualcuno di voi ha con le scuole, se si chiedesse anche in questo mese di tempo a questi bambini di realizzare dei piccoli oggetti che sono appunto queste targhette che si piantano nel terreno sotto un albero e c'è scritto l'albero qual è, cioè queste cose fatte dai bambini secondo me sarebbero tenerissime. Con un costo irrisorio, certo, si dovrebbero fare di un materiale non deperibile, quindi probabilmente di plastica, utilizzando cose. Poi le maestre in questo sono sempre molto, molto geniali se si riescono a coinvolgere. E avere il giorno 21, quello che è. Qualcuno di noi, la commissione, io appresso, eccetera, eccetera, con questi oggetti fatti dai bambini, andare in una villa e metterli sotto i rispettivi alberi. Secondo me potrebbe essere pure una cosa carina, che ne pensate? Potrebbe essere una bella idea, bisogna provare a coinvolgere naturalmente le scuole in tutto questo, E magari. siccome il dottore Liotti diceva di avere dei contatti con le scuole qua e là, dico in questo mese le scuole elementari mi pare che sono ancora aperte. Ovviamente è un progetto insomma, più che altro da rivolgere ai bambini piccoli. Presidente? Dico, Sì. potrebbe forse anche Presidente, mi essere. scusi. Sì. Prego, consigliere. Io devo lasciare la seduta, volevo dire che lascio la seduta, va bene? Grazie, consigliere. Buongiorno. Grazie, arrivederci. Presidente, scusi, posso? Sì, Meli. Buongiorno, dottoressa Collura. Allora, io apprezzo tantissimo quanto lei ha esposto adesso, però mi veniva in mente, dovremmo fornire una pianta organica della villa, presa in considerazione, giusto? vabbè, dovremmo sapere quante scuole aderiscono, qual è la villa e fare l'elenco floristico, non è una cosa complicata. Poi lo sappiamo noi dove li dobbiamo andare a mettere, dico è giusto, il No, bambino però dovrebbe inventare. Se ogni etichetta deve contenere il tipo di albero. No, deve contenere il nome dell'albero, soltanto. E dico allora su quale base lo fanno? Per esempio, è un pino, dico lo dobbiamo fornire noi la pianta degli alberi che ci sono in quella villa, giusto? Questo non riusciamo a L'elenco delle piante, sì, certo, sì, ovviamente. I vari tipi di pini, i vari una tipi di. bellissima iniziativa. Secondo me non è complicato perché i bambini comunque tante volte nei loro programmi didattici hanno di cose di manipolare, di costruire, di inventarsi, no? Sì, hanno Anche con laboratorio. materiale di riciclo, purché sia che duri un poco, ecco, perché se lo facciamo di cartoncino, alla prima pioggia squaglia, anche la scritta con questi pennarelli, come si chiamano, che non si cancellano. Indelebili. Indelebili, non mi veniva la parola. Potrebbe essere una cosa carina e anche a costi veramente forse zero. E per noi sarebbe simbolico e anche comodo, perché ripeto, noi questi cosi, questi cartellini non li ordiniamo da mai, sono ancora quelli degli anni 20, i pochi che sono rimasti. E che sono anche tristissimi, mentre invece la fantasia di un bambino può arrivare a cose divertenti, no? In teoria dovrebbero essere fatti, per esempio, scritto a mano e ricoperti con quella sorta di plexiglass, quello per i bambini, quello che utilizzano quando Secondo ricoprono. me il supporto dovrebbero essere scritti direttamente sul supporto, che dovrebbe essere o di latta, che ne so, prendi una lattina di Coca-Cola e la apri, non lo so, ora dico, sto È il progetto dicendo chi dovrebbe realizzarlo? i bambini, ognuno lo può fare come No, vuole. ok, però Presidente, chiedevo al Presidente, l'iniziativa deve partire dalla terza commissione, questo intendevo Ma dire. avete contatti con le scuole? Io no.
Quest'anno poi completamente. Poco fa il dottore Liotta diceva che aveva questa scuola di Tommaso Natale. Io non so. Katia, è partito dalla proposta di Sì, professor Liotti. sì. E allora la dottoressa Collura ha detto, visto che c'è la possibilità di coinvolgere le scuole, perché per non rendere ancora più accattivante agli occhi dei bambini, è che io e la dottoressa Collura siamo antichi, tu sei mamma di una bambina piccola, per cui c'è questa, mi perdoni dottoressa Collura, No, ma perché è vero? per cui diciamo, ecco, per rendere più accattivante la proposta, il progetto di Lega Ambiente era quello di invitarli a indicare, cioè a scrivere su un supporto, tipo una piccola etichetta, immagino, anche di plastica, non so, con su scritto la pianta, il nome della pianta, e quindi per ogni albero che Sì. È andremo un a bastoncino, per capirci, è un bastoncino con una targhetta. La targhetta può essere a forma di fiore, può essere a forma di pino, può essere a forma di quello che vogliono loro. E la scritta è proprio quella di una calligrafia di bambino che descrive Guarandi, ma l'albero. a livello burocratico, Presidente, lei cosa pensa? Come si può attivare? Io devo dire, l'idea mi piace, l'unica mia perplessità e preoccupazione è il momento che stiamo vivendo, perché è vero che Infatti, dico. il 21 novembre è dietro la porta. È dietro la porta, ci avremmo dovuto pensare un po' prima. Però Però dico, a prescindere dal 21 novembre, è un progetto che si potrebbe chiedere ai bambini, anche in previsione di tutti questi alberi che verranno piantati con i due progetti Papa. Bravo, io infatti la vedrei. Allora, io magari proverei visto che il 21 Inizio anno novembre, nuovo. allora io proverei questo progetto a portarlo avanti, a metterlo nero su bianco, naturalmente coinvolgere sia le circoscrizioni che le scuole. E quindi individuare secondo me delle aree in ogni circoscrizione e anche dopo che magari abbiamo piantato i nuovi alberi, anche se i nuovi alberi così come oggi sono piantati nelle spazi tra le aule, nelle aiuole spazi traffici, in alcune ville, eccetera, naturalmente, ma non comprende tutta la Però, siccome ritengo che ci siano diverse aree, tipo come diceva la collega Amella, lo scorso anno è stata l'operazione su Villa Bernici, c'è stato praticamente il Parco Tindari, dove oggi è ancora lì, è previsto un'ulteriore piantumazione di alberi, stiamo restando, che abbiamo ancora in sospeso il progetto che dovremmo recuperare, quello del FAI. Quindi io ritengo che c'è tanta carne al fuoco interessante. E ripeto, io l'unica mia perplessità, ecco, programmare oggi un qualcosa che deve essere realizzato fra 25 giorni, ho paura che, visto la situazione che sta precipitando, in realtà anche le scuole elementari. Perché il problema potrebbe essere come Non nelle ti ville, sentiamo. più che altro. Quindi, però, l'idea dell'architettura mi piace molto, e credo che sia una di quelle cose che possiamo portare avanti. E si era scollegato purtroppo il Francesco Liotti, però adesso credo che sia rientrato. Sono rientrato, volevo fare diciamo, un discorso, lo diceva la dottoressa Mella. L'esperienza del parco Tindari è molto bella, del parco Uditore è molto bella, ma è tutta completamente a carico delle associazioni. Per cui dico, se si volessero dare in gestione delle zone, delle aree, delle ville al terzo settore, cosa che oggi si potrebbe veramente fare, si dovrebbe usare il modello delle aree protette in gestione dalla regione siciliana da parte dell'assessorato territorio ambiente. Cioè, occorre che il comune dia un minimo di fondi per l'attrezzatura e per la manutenzione, perché i volontari possono mettere la forza lavoro, ma attrezzature e cose varie non la possono utilizzare. Poi magari possono fare delle attività di autofinanziamento per magari dare un contributo ai volontari che spendono il loro tempo in questo caso. Cioè, la presenza del comune e della regione, anche come bene comune, deve essere predominante, se no diventano tanti pezzetti di terreno o ville in libera, diciamo, gestione di associazioni, e rischiamo poi di creare un altro problema. Io la proposta dell'architetto Collura non l'ho sentita, se era possibile.
Sì, è una cosa semplice, dicevo appunto con la collaborazione delle scuole, però poi stavamo valutando che forse i tempi sono stretti lo stesso, coinvolgere i bambini nella realizzazione di piccoli manufatti che sarebbero le targhette che vanno nelle altre città, sono sempre ai piedi di un albero e che ti dicono come si chiama quell'albero. Dico, se le scuole volessero partecipare, se ce ne fosse anche solo una come progetto pilota che quest'anno riesce in questi 20 giorni a inventarsi qualche cosa, cioè non dovrebbe essere queste targhettine non dovrebbero essere standard, cioè ogni bambino, ogni studente le potrebbe immaginare come meglio crede. Chiaramente la dimensione quella la stabiliamo noi perché noi possiamo mettere a piede. Ne foglie a Che è quattro. successo? No, non la sentiamo più, Che è successo? aspetto con l'una. Architetto, dicevo una cosa condivisibile, assolutamente d'accordo. Architetto, si è staccato il microfono. Ah, ora È sì. vero, vero, vero. Fino a dove mi avete sentito? Sino al progetto pilota. Fino al Fino al progetto progetto pilota. pilota. No, dico quindi, visto che lei, dottore Liotti, poco fa parlava di una scuola di Tommaso Natale, noi ci siamo consultati, però la scuola sotto mano non ne abbiamo. Se c'è un rapporto con qualche insegnante più sensibile che può credere in questo momento, perché non abbiamo neanche il tempo di fare un bando, una comunicazione, eccetera. Così, ma se partisse proprio come progetto pilota, che quest'anno la classe tot fa questo piccolo progettino, i bambini realizzano queste cose, è il 21, non i bambini, ma noi andiamo e ci facciamo riprendere da una telecamera con questi oggetti dei bambini piantati ai piedi degli alberi, secondo me potrebbe essere sempre un coinvolgimento utile. Questo è il progetto. Mi sembra un'idea, mi ha aperto un file, come si suol dire, mi sembra un'idea ottima, anche Sono perché contenta. si potrebbe, mi permette, gliela amplio un attimino, Sì. perché si potrebbe, con la scuola di Tommaso Natale, se loro vogliono, ma anche forse con altre scuole, creare queste targhettine da piantare, come dice, da modo che vengano usate entro il 21. Però possiamo usare la scusa della festa dell'albero come lancio iniziativa a tutte le scuole di Palermo che vogliono partecipare alla realizzazione di queste targhettine, che vede un pochettino anche coinvolte l'Università di Palermo, perché nelle targhettine non si deve mettere il nome, diciamo, anche scientifico Certo, dell'albero, no, per ma cui questo occorre. lo potremmo Sì, fornire noi, ovviamente, perché esatto, sappiamo ma. quali alberi abbiamo e dove Sì, sono, quindi ma questo. oltre a fornire il semplice albero, cioè il semplice nome scientifico dell'albero e il nome volgare, bisognerà poi, tramite appunto magari qualche esperto dell'università, spiegare ai ragazzini, magari in videoconferenza, il motivo per cui si chiama in un modo, si chiama in un altro, Sì, questo diciamo questi dunque. aspetti educativi, in modo Sì, che, però mi questo sembra si un ottimo, potrebbe, più mi che con sembra un ottimo. l'università, con l'orto botanico. Per Sì, esempio, che è sono poi certo sempre. che il Sì. dottore speciale, Manlio Speciale, sarebbe disponibilissimo Sì, a ma sono poi collegati fare sempre con botaniche e via dicendo. No, una. mi sembra un ottimo modo di far partecipare i bambini e continuare questo filo conduttore educativo che mi sembra una cosa interessantissima. Per Esatto, cui. e noi guarnire le ville di un'indicazione in più perché manca in questo, quindi sarebbe pure una cosa veramente utile, oltre che Certo, per i certo. bambini anche per i visitatori. Tante volte la gente passa, ma questo che albero è? Boh. Mentre Manca invece troppi l'albero del giardini sono molto marciapiede, botanici, anche eh? l'albero del marciapiede, invece di essere un albero anonimo, una volta che ha un nome e cognome, può Sì, lo darsi che la so. gente lo Però là ci rispetta di sono più. nell'albero del marciapiede, abbiamo appena finito di dire, ci sono criticità di tipo diverso dovute al fatto che non c'è una sorveglianza, mentre magari nelle ville storiche, nell'ampio spazio, ai piedi dell'albero, rimane, ha più possibilità di rimanere. Poi questo, il Certo, ha futuro. ragione. Ha ragione. Va bene, mi Come pare di. siamo rimasti allora? Allora, Presidente. A questo punto diamo un incarico a te, che è quello per individuare eventualmente questa scuola pilota che potrebbe essere questa di Tommaso Natale. Nel frattempo noi mandiamo anche una nota al Presidente della settima circoscrizione che possa comunque alla fine insieme a noi individuare quest'area dove potremmo, diciamo, tra virgolette, avere
questa disponibilità degli alberi. Di questo credo invito anche la collega Meli a un intervento, visto che il presidente è dell'area politica della collega Meli, e proviamo un attimo a fare questa iniziativa per il 21 di novembre, o comunque giù di lì, sono il 21, il 22 o il 20, e diversamente poi contemporaneamente io credo che questo progetto può essere sposato da fare anche un'altra giornata dove coinvolgiamo tutta la città, tutte le scuole e naturalmente tutte le circoscrizioni. Se siete d'accordo, io la metterei da questo punto di vista. Presidente, Sì. scusi, Va bene. come ci determiniamo? Invitiamo in commissione. Allora, ci determiniamo che mandiamo innanzitutto una nota al presidente della settima circoscrizione, poi se Liotti ci fa sapere prima la scuola che ha individuato, in modo tale che si fa tutto in sinergia per questa operazione sperimentale. Che dice, dottoressa Chettacollura? Sei d'accordo Che con me? dico? Sì, certo. E poi, ripeto, avviamo questa cosa che possa essere interessante per il futuro. Dopodiché volevo anche aggiungere, condivido quello che diceva giustamente Francesco Liotti. Noi da un po' di tempo giustamente sentiamo sempre ripetere il problema della mancanza di organico all'interno dell'assessorato Villa Giardini. Ieri lo sentivamo anche all'interno della Reset, e quindi la gestione del verde sicuramente è già oggi un problema, ma diventerà ancora più un problema nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Probabilmente dovremmo affrontare l'argomento anche con l'assessore Marino e con il dirigente capoaria di Villa Giardini, cominciare a pensare se riuscissimo a fare di alcune aree verde importanti, grandi, che non siano veramente le ville storiche, la possibilità di poter affidarle e farle gestire alle associazioni con un semplice avviso e con un minimo di risorse economiche per poter fare quelle cose che diceva giustamente Francesco Liotti, perché un'associazione deve andare a gestire un'area grande. Faccio un esempio che ne parlavamo prima, parlavamo di Villa Bernici. Villa Bernici prima c'era un giardiniere che naturalmente si dedicava anima e corpo, perché la Bravissimo. una cosa propria quell'area, e veramente la gestiva, lavorava anche forse fuori gli orari di lavoro, perché ripeto, sentiva proprio quell'area. Oggi non c'è più, non ho notizie di negative comunque sulla gestione dell'area, quindi penso che sia sempre comunque lì attenzionata da parte dell'assessorato. Però probabilmente cominciare a pensare, visto che non ce li abbiamo, che domani quell'area possa essere gestita da un'associazione di volontariato che naturalmente abbia un minimo di risorse economiche per poter piantumare gli alberi, le essenze che vengono a mancare, e creare le condizioni per poter quella villa essere fruita dai bambini e anche da non bambini. Io credo che sia una cosa importante su cui dobbiamo riflettere, dobbiamo pensare, che dobbiamo secondo me attivarci. Quindi anche su questo, secondo me, dovremmo confrontarci con l'assessore Marino sull'argomento. L'altra cosa importante di cui avevo accennato tempo fa, che è alla luce sempre di questo problema del verde, io credo che sia arrivato il momento di fare questa famosa consulta del verde. Perché naturalmente quello che ha detto prima, che è Toccollura, che se da un lato è una bella cosa, che c'è un privato che naturalmente prende delle essenze e le va a piantumare a Piazza Politeama, dall'altro giustamente dice la dottoressa Toccollura, non è possibile che io vada a piantare la pianta di gelsomino dove c'è il palmetto. Giustamente non è compatibile. Però obiettivamente pensare che ci sono dei privati che vogliono piantare il gelsomino e lo possono piantare, ecco, a Villa Bernici, visto che ormai c'è un documento oggi a Villa Bernici, potrebbe essere interessante che magari tutti insieme possiamo creare le condizioni affinché questo possa avvenire e non togliere la volontà a chi naturalmente al verde ci crede rispetto a chi. Certo, Presidente, ma con una regia comune, cioè non è che io mi sveglio la mattina e vado a mettere cose che non sai se io ho un progetto, se c'è un'altra, se è compatibile. Questo va Persona adatta, infatti. regolamentato. Una Ma cosa comune è comune perché è di tutti, dobbiamo essere credo che sia d'accordo. anche una violazione, credo che sia un reato Sì, ma piantare. infatti la soprintendenza poi ovviamente l'ha incolpato noi. Ma questo signore ha minacciato il suicidio, ci sono state scene veramente terribili. Comunque, io appena metterò mano al mio progetto del palmeto, perché ho questo anche nelle ville storiche, è chiaro che queste piante, che sono anche belle, le tenteremo di toglierle con le dovute cautele e metterle in un altro posto, certo non lì.
Va bene. Va bene. Se non abbiamo altro da aggiungere sull'argomento, ci riaggiorniamo con la Crepocollure e con Francesco Viotti. Mi è dispiaciuto che oggi non è potuto entrare in collegamento Vincenzo Lombardo, che salutiamo e che naturalmente penso che vedrà la registrazione di questa commissione e possa rendersi conto di quello che noi abbiamo detto e che naturalmente magari con semplicemente una telefonata o anche un'email possa darci anche i suoi suggerimenti, il suo apporto positivo, così come l'ho fatto nell'inoltrarci questa lettera. Grazie, Architetto Collura, buon lavoro. Anche a voi. Per A Manuela, presto allora. ci vediamo presto. Arrivederci, Ciao arrivederci. Francesco. Paolo. Sì, Francesco. Paolo. Allora, come siamo rimasti? Lo facciamo in settima circoscrizione, il 20 in modalità fisica, noi grandi e bambini online. No, i bambini faranno questo, sì, i bambini faranno questa cosa, così come ha detto l'architetto Collura, indicheranno l'alberello con il loro nome e praticamente proviamo a dare un senso. Poi ripeto, se non ce la facciamo, perché nel frattempo in settimana prossima precipita tutto, Va lo bene, questo, no, dico i bambini, allora, i bambini della scuola di Tommaso Natale faranno il, come si chiama, il cartella, Allora, i cartellini di indicazioni delle cose, li danno a noi adulti che li andiamo a porre nelle piante, questo io ho capito. l'insegnante naturalmente che ha Sì, fatto dico, per cui non è perfetto, per cui la cosa di fare con le piattaforme in video, che le scuole si incontrano, questa qua non è. potrebbe Non essere lavoro. successivamente, oppure possiamo parlare anche questo, quello è un progetto sperimentale, questo video potrebbe essere un qualcosa che comunque si possa pure fare. Il progetto sperimentale si fa in quale villa? La settima circoscrizione, quale villa è? Non lo so, per questo ho No. detto coinvolgiamo il presidente della settima circoscrizione. Per cui progetto Io pilota, credo settima circoscrizione, coinvolgendo le scuole che fanno i cartellini. Questo diciamo è la sintesi, va bene. E noi vediamo sempre giorno 20 questo discorso, perché il 21 è sabato e non si può organizzare, le scuole sono chiuse. va bene, la facciamo il 20, ok. Giorno 20, va bene. Perfetto. Ok, mi pare che abbiamo fatto un buon lavoro al solito. Grazie, Grazie. scusate, ciao, Buona giornata. grazie. Un abbraccio a te. Altrettanto, ciao, ciao. Allora, Io ho il verbale pronto, se volete. che fa? La mela se n'è andata? Vabbè, c'è Sì, la collega Meli. io posso Proseguiamo. uscire? Sì, tu vuoi uscire, Francesco? Grazie, un abbraccio. Arrivederci, una buona giornata, grazie. Allora, signora Scafidi, prego, proseguiamo alla lettura del verbale. Sì, inserisco soltanto qua che esce il consigliere Mella, esce il consamella alle ore 10:44. Ho messo nel corpo del. Se per piacere chiudete gli altri microfoni. Prego, prego. Signora Scafini, prego. Grazie. Allora, iniziamo la lettura. Il cappelletto iniziale lo conosciamo bene, procedo. Alle ore 8 nessun consigliere è presente e pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle 9:07, oltre al presidente Caracasi, sono presenti i consiglieri Ficarra e Amelio, il presidente assistito dalla segretaria verbalizzante Scafidi e dalle segretarie Albanese e Gnoffo, constata dalla presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. All'ODG trattazione problematiche di competenza della commissione, lettura e approvazione verbali al secondo punto. In ordine al secondo punto, nell'attesa che si colleghino gli ospiti, il presidente chiede alla segretaria supplente Scafidi di dare lettura del verbale numero 197 del 27/10/2020, che messo ai voti viene, un attimino, ok, che messo ai voti viene approvato all'unanimità dei presenti. In ordine al primo punto, in data odierna sono stati invitati l'assessore Marino, il dottor Pulev e l'architetto Collura del settore verde, nonché i signori Liotti Legambiente e il presidente di Legambiente Palermo Futura. L'assessore non potrà presenziare per impegni istituzionali e delega l'architetto Collura. L'argomento in trattazione riguarda la manifestazione denominata la Festa dell'Albero. Il presidente dà il benvenuto al signor Liotti in introdurre gli argomenti in discussione e chiede informazioni sul progetto Fiumoreto, con attenzione con particolare. Attenzione
Sui 65.000 euro stanziati dal FAI, il signor Liotti risponde che giusto oggi c'è un sopralluogo in corso ed indica i componenti presenti. Alle 9.28 entra il consigliere Meli, presidente del Benvenuto all'architetto Collura, delegata anche dal dottor Pulè, oltre che dall'assessore Marino, e da lettura della nota ricevuta dal signor Liotti di Mesogeo Legambiente Palermo e dal presidente di Legambiente Palermo Futura. Sull'argomento in trattazione in relazione il signor Liotti esterna le proprie perplessità sulla fattibilità della festa dell'albero a causa del Covid-19, relaziona su un'alternativa per partecipare alla festa dell'albero in modo virtuale, ossia le scuole si potrebbero collegare in videoconferenza per far partecipare le scuole di ogni ordine e grado. Ordine e grado, ok. Verrebbe chiesto anche l'intervento della Commissione e di alcuni studiosi del settore che interverrebbero sulla cura del verde legato all'ambiente. L'obiettivo rimane sempre la sensibilizzazione ai boschi e della natura in generale. Interviene l'architetto Collura e concorda con il signor Liotti. Inoltre, esulando dall'argomento in trattazione, lamenta che c'è un cittadino che procede alla piantumazione di piante a Piazza Castelnuovo. Scusatemi, quella piazza si chiama Castelnuovo o ha un altro nome? Perché noi la chiamiamo forse volgarmente così, ma forse ha un'altra denominazione. Importanza metti su Piazza Castelnuovo. Ok, in modo autonomo, ma questo non è accettabile perché c'è un progetto comunale ben preciso ricordando che è prevista la piantumazione di alcune piante. Alle ore 10 esce il consigliere Ficarra ed entra alle ore 10.08, interviene nuovamente il signor Liotti, interviene il consigliere Amella che pensa che sostanzialmente il problema non è la piantumazione ma la cura del verde nei momenti successivi. L'architetto Collura concorda con il consigliere Amella, pensa a un'ulteriore possibilità per la realizzazione della festa dell'albero, pensa che si potrebbe che si potrebbe porre accanto a ogni albero la targhetta in materiale resistente con la denominazione dell'arbusto. In questo mese si potrebbero coinvolgere i bambini attraverso le scuole. Alle ore 10.24 esce il consigliere Ficarra. Interviene il consigliere Meli che concorda con quanto proposto dall'architetto e chiede al presidente cosa ne pensa. Questo esterna le proprie perplessità considerato che la data della manifestazione è prossima, ossia il 20-11-2020. Ho messo il 20 e non il 21, visto che si è fatta questa correzione. È considerato il Covid-19 e ritiene che si possa pensare ad organizzare quanto proposto dal tecnico del settore verde, prevedendo un lasso di tempo maggiore. Interviene il signor Liotti e chiede all'architetto Collura di esporre quanto già detto a causa della mancanza della connessione, della mancanza di connessione. Questo concorda, è come scuola pilota vedrebbe coinvolta la scuola di Tommaso Natale, che farebbe da volano per le altre scuole palermitane. Inoltre potrebbe essere coinvolta anche l'università con l'ausilio di docenti che danno informazioni sull'albero. Il presidente Pai pensa che sarebbe opportuno, ok, dare in gestione le ville storiche e le associazioni. Inoltre pensa che necessiti istituire la consulta del verde con una regia comune. Il presidente congeda gli ospiti e li ringrazia per i suggerimenti. Alle ore 10.44 esce il consigliere Amella. Si passa nuovamente al secondo. Era il secondo o il primo? Sì, giusto. Al secondo punto all'ODG e si dà lettura del verbale odierno che è messo ai voti. Presidente Caracausi. Favorevole. Consigliere Meli, Favorevole. quindi che è messo a voti, viene approvato all'unità dei presenti. Presidente, passo la parola, mi dice se ci sono.